Oggi finalmente riusciamo a provare una nuova e-bike di Cannondale. Il modello è la Cannondale Moterra 2, modello già del 2021. Ora andremo a cercare una bella salita tecnica e anche una bella discesa, in modo da capire realmente come va. Finora abbiamo pedalato in eco e ora bisogna iniziare a scalare le marce perché inizia la salita. Salita a gradoni, quindi mettiamo il turbo e si va. Non rende molto, ma questa salita è abbastanza ripida, però devo dire che si sale davvero bene. Ci troviamo nelle frazioni di Borgo Sesia, dove ci sono davvero parecchi sentieri per l'enduro e non solo, come potete vedere, anche per le bike. Per tutti coloro che dicono che con le bike non si fa fatica, vi posso assicurare che se ne fa e non poca. Bisogna comunque sempre pedalare. Questa è una salita che normalmente con la bici normale si fa a piedi, ma noi oggi ce la pedaliamo. Ora ho provato a mettere la modalità tour e devo dire che si sale molto molto bene anche con questa modalità. Questo pezzo è ripidissimo. Ed eccoci arrivati in cima alla salita. In salita devo dire che la bici si comporta molto bene, il motore tiene parecchio. Qui siamo sopra Borgo Sesia e ora scenderemo un sentiero abbastanza stretto, senza particolari cose difficili, se non qualche curva. Inizia la discesa. Questa discesa è appena stata costruita, l'ho diciamo tracciata io insieme ad un altro ragazzo qui di Borgo Sesia. E appunto questa discesa c'è da circa 2 settimane, non di più. Qui c'è un bel passaggio tecnico sulle pietre, con poi questa curva stretta. In uscita di curva la bici spinge molto. Wow, terreno top oggi. Davvero davvero figo. Ha piovuto nei giorni scorsi. Anticipo. Qui c'è una bella pressione con questo passaggio che tecnico e stretto. Ed entriamo nell'ultima parte di trail. La bici devo dire che in discesa si comporta davvero bene, soprattutto nelle curve strette. Non pensavo, nonostante fosse una L e io di solito uso una taglia M, devo dire che si gira davvero bene. Per il resto diciamo è una bici molto performante, devo dire, e copia bene tutte le asperità del terreno. E niente, ora andremo a fare un'altra discesa qui vicino, anche quella un po' più discesistica e carina. Ora stiamo salendo lungo la Valverde che ci porterà ad un altro sentiero e niente, questa salita è tutta su asfalto, quindi almeno la proviamo a pedalare anche su asfalto. Ora siamo sulla Peggy Line qui sopra Guarona e niente, proviamo la bici anche su questo sentiero. Sentiero abbastanza discesistico e abbastanza artificiale. Un po' di fanghino c'è.
Wow, che terra bellissima. Bel saltino. Yuhu. Yuhu. Oh. Bellissima questa discesa, poi è strapulita. Molto bella. Qui inizia a essere un po' scassato con le pietre, ma devo dire che la bici è molto molto stabile. Non dà la possibilità che scappi il posteriore. Oh. Madonna mia, che ragazzi, che figata. Doppio passaggio tecnico. Passaggio tecnico fra le rocce. Io su questa bici preferirei una taglia M anziché L, perché in questi casi mi sento davvero troppo in avanti. Che bella, molto bella. Questa penso sia una delle discese più complete che abbiamo qui in zona. Mi sono davvero trovato bene nello stretto, ma anche nello scassato. Per me ci vorrebbe ovviamente una taglia inferiore, quindi una taglia M, in modo da guidare un po' più compatto sulla bici, però per il resto è davvero una gran bici. Se foste interessati a andarla a vedere o provare, potete trovarla nel negozio Rosas Bike Shop a Borgo Sesia. Se lo cercate su Facebook o su Instagram trovate tutte le informazioni su dove si trova. E niente, quindi ringrazio Rosas Bike per avermi fatto provare questa bici e ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti. Ciao!